Ci siamo, ok? Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui questa sera, che è ancora estate, vagamente. Noi siamo il Pugromagna, siamo un PHP User Group itinerante quando era possibile spostarsi. Ad oggi ci incontriamo online, ci incontreremo online fino alla fine del 2020. Noi facciamo un incontro al mese, il primo martedì di ogni mese. Per scegliere gli argomenti utilizziamo il nostro canale GitHub, dove chi vuole può proporre gli argomenti di cui discutere e è caldamente invitato a votare gli argomenti di cui vorrebbe sentir parlare. Cerchiamo di organizzare i più votati, dove ovviamente abbiamo la possibilità di avere uno speaker. Quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi argomenti e di nuovi speaker. Il Pug nasce come palestra per imparare un po' a parlare in pubblico, a confrontarsi con gli altri, quindi è un ottimo modo per iniziare a fare dei talk, anche per chi non è già pratico. Dai vari Pug sono nati poi diversi speaker importanti, delle conferenze del GRUSP, che è il gruppo di cui facciamo parte, quindi Garak, Alessandro Lai, sono tutti parte dei loro Pug, insomma, regionali. Può essere per voi anche una bel trampolino. Come vi dicevo, abbiamo il gruppo GitHub, abbiamo il gruppo su Meetup dove vi siete iscritti e sul quale viaggiano tutte le comunicazioni ufficiali, quindi varie mail relative a promozioni, scontistiche, le licenze che abbiamo ogni tanto in regalo e tutti gli appuntamenti che organizziamo. Non c'è spam, non c'è autopromozione, quindi vi consiglio di attivare le email del meetup per restare allineati, perché poi ogni tanto il GRUSP ci manda gli sconti come fatto per il PHP Day e lo sconto ve lo mandiamo per email a chi non l'ha già ricevuto, lo mandiamo domani. Quindi chi non si è iscritto si può iscrivere. Che altro abbiamo? Pagina Facebook, account Twitter, account LinkedIn, quindi cerchiamo di essere presenti un po' su tutti i social. Se ci volete dare una mano, siete sempre benvenuti, potete fare riferimento a me, ad Alessandro che trovate in giro per la chat e a Matteo che è stato nostro speaker diverse volte. Questa sera parliamo di ansia, stress, sindrome dell'impostore, in particolare della sindrome dell'impostore ce ne parla Manuel, che vedete in video e a cui direi lascio subito la parola per la prima parte del talk. Su Slido potete fare le domande e dato che poi seguirà il mio talk sull'ansia e lo stress, direi le smarchiamo tutte alla fine in modo che sia io che Manuel possiamo rispondere a seconda della domanda. Voi le potete scrivere su Slido, le potete votare, quindi poi andremo a rispondere a quelle più pollicciate. Lascio la parola a Manuel e vi ringrazio ancora. Bene ragazzi, buonasera, io mi chiamo Manuel Trebbi, stasera vi parlo di sindrome dell'impostore e di fiducia in se stessi e motivazione. Ve ne parlo dal mio punto di vista personale, degli accaduti, di come l'ho affrontata, di come mi sono confrontato su questo argomento con colleghi, con amici. La sindrome dell'impostore è un argomento relativamente comune, nel senso si riscontra in diversi campi, non ne parla nessuno, perché non la conoscono spesso, non per motivi chissà quanto particolari, o a volte per timidezza, per paura del giudizio. Bene, io nella vita faccio programmatore, che è un ambito in cui si riscontra parecchio, diciamo, questa sindrome, anche se comunque non è riconosciuta a livello ufficiale ancora, però ha già avuto delle definizioni da importanti psicologi nel tempo. E sostanzialmente nella vita, oltre che programmatore, mi occupo di aiutare le persone che hanno bisogno di ausili per muoversi, per correre, per fare sport, come presidente regionale dell'associazione UEBO Onlus, e in più sono un atleta paralimpico. Atleta paralimpico perché ho perso un piede in un incidente, il piede sinistro, sono stato campione italiano di salto in alto l'anno scorso, sono a livello di nazionale indoor d'Ancona. E sono stato campione di corsa, secondo campione di corsa, scusatemi, nel 2018.
In più ho organizzato parallelamente eventi nelle discoteche per diversi anni, parallelamente al mio lavoro come passione, e ho organizzato anche eventi di beneficenza e altri tipi di eventi, diciamo, di piccole e grandi dimensioni. Allora, torniamo focus. La sindrome dell'impostore è una condizione in cui ci sentiamo fuori luogo, in cui abbiamo il terrore di essere smascherati. Ok, praticamente il contesto è: io sto facendo quello che faccio sempre, però lo faccio come col terrore che da un momento all'altro qualcuno possa venire da me e dirmi: te sei un incompetente, vai via, non sei capace, questo non è il tuo posto, ok? E questa è una cura molto limitante. Questa definizione è stata coniata nel 78 dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Mess. Loro sono particolarmente famose per essere state tra le prime ad aver studiato questo caso, nonostante che ancora non sia riconosciuto, e appunto avergli dato il nome e aver avviato un pochino gli studi ufficiali al riguardo. Come vi dicevo, più popolare di quello che si crede di solito, perché generalmente quando se ne parla, se descrivi i sintomi, molte persone ti possono dire: ah, ma io mi sento così a volte al lavoro, cavolo, ho fatto quello, peraltro, sotto i 1000 posti, però quando si tratta di fare qualcosa sono sempre preoccupato, mi blocco. E questa è una cosa molto comune. È molto comune avere paura, sostanzialmente, per tutti, è una cosa molto, molto umana ed è giusto avere paura. Quindi non è questo sicuramente il problema. Questa sindrome di peculiare che può arrivare a bloccarti, perché può arrivare, diciamo, a limitare la tua capacità di credere in te stesso, ok? Vorrei fare subito un appunto, che è quello di, diciamo, di specificare che non stiamo parlando di effetto Dunning-Kruger, cioè che non parliamo di magari di un ragazzo, un apprendista che si sente molto bravo perché ancora non ha il quadro completo della situazione, quindi non riesce a individuare i problemi e magari si sente di riuscire a fare già belle cose, eccetera, ma non ha, diciamo, ancora quell'ansia che può avere magari una persona più esperta perché sa quanti problemi possono emergere da un progetto o comunque da un obiettivo. Questo argomento viene trattato spesso con la sindrome dell'impostore. Mi è capitato anche persone non del settore informatico che mi abbiano detto: ma non sono più o meno la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa. Diciamo che l'effetto Dunning-Kruger è un pochino più specifico. La sindrome dell'impostore la potresti vivere anche se ti ritrovi in un contesto fuori dal tuo e in cui effettivamente potresti essere considerato un impostore magari, però affinando comunque il lavoro, quindi magari iniziando anche semplicemente a fare apprendistato in un settore diverso, all'inizio potresti essere davvero tra virgolette l'impostore perché sei nuovo, non sei buono, non sei capace, però in poco tempo, nonostante che non sei un esperto, potresti continuare a vivere male questa cosa, non riuscire a prendere coscienza del fatto che comunque non sei ancora un esperto e quindi iniziare a porti con gli altri con questa maschera in cui devi comunque continuare a mantenere le apparenze. E questa è la parte di cui voglio parlarvi in modo più precisato, perché questa è una condizione psicologica, è uno degli effetti negativi importanti della sindrome, perché ti portano a comportarti in una maniera che non è naturale, non è la tua, e ti disorienta in un certo senso. Ti portano anche magari a iniziare a mentire, a iniziare a nasconderti, a iniziare a creare dei veli per evitare di poter essere smascherato. Questa cosa chiaramente crea altri strati di paura, cioè, tantissimi timori aggiuntivi, perché poi devi mantenere anche viva, diciamo, l'idea che ti sei fatto della bugia. E qui, oltre a questa condizione, c'è l'autocritica, perché oltre che ti senti fuori posto, ti inizi anche a creare dei sistemi di difesa che ovviamente sono deboli, essendo basati su timore, su paure, e quindi inizi anche a criticarti ulteriormente, oltre che già magari ti stai criticando perché non sono capace, non so fare, devo mantenere le apparenze. E diciamo che questo qui è il focus su cui orientarsi per riuscire a affrontare la sindrome. Questo si affronta cambiando
motivazioni, cambiando i motivi per cui si fanno le cose, cambiando i motivi con cui si fanno le cose. Ne parlerò tra poco. Non datevi per vinti, ci vuole tempo, non è facile. Diciamo che se incontrate come una figura uno squalo volante, avete molti più problemi, ma molti di più, non penso che raccontereste. Bene, chi è intorno a noi? Chi è intorno a noi è molto importante perché spesso in questo momento in cui si potrebbe vivere un malessere del genere, potrebbe sembrarci molto distante, in realtà, oppure potrebbe sembrarci un nemico, perché potremmo volerci difendere anche a lui per mantenere le apparenze, quindi potremmo dargli un peso negativo. Anche le persone che si vogliono avvicinare a noi potremmo vederle come attentatori che vogliono smascherarci. Paolo, questo è difficile da gestire, nel senso. Qui dopo bisogna dire quanta ansia collaterale e quanta paranoia collaterale avete di carattere e ci potrebbe volere un intervento diverso di cui parleremo tra poco. Chi è intorno a noi però ci può aiutare, ok? Ci può aiutare facendoci notare che comunque sappiamo fare quello che stiamo facendo e anche che non lo sappiamo fare, quindi ridimensionando la nostra visione delle cose. Una cosa importante però è non sminuire il prossimo, cioè se non sai fare una cosa, sei cretino, non capisci, guarda questa cosa qua secondo me si potrebbe fare in quest'altro modo, oppure guarda se nella documentazione c'è scritto così, oppure parliamone insieme, vediamo un attimo come possiamo risolvere perché secondo me qui possiamo fare un passo in più, ok? Ci sono dei modi per porsi senza terrorizzare chi è di fronte, è importante secondo me, nella mia opinione, cercare di individuarli quando possibile. Rassicurazioni. Rassicurare il prossimo non è sempre male, nel senso che se l'assicurazione è fuori luogo, magari no, o se non avete molta confidenza, rischiate quindi anche di aumentare l'ansia di questa persona, dice questo viene ad assicurarmi, si vede così tanto questo male, che c'è qualcosa che non va, potreste fare peggio. Quindi le rassicurazioni, se avete un po' di confidenza, potrebbero essere una via comunque. Il punto di incontro sulle parole, questo è importante, specie se davanti a voi avete una persona timorosa e quella persona magari la vedete che ha delle reazioni a livello terminologico negative. Magari utilizzare le parole giuste può aiutarvi a capire che strada prendere, ma soprattutto capire quanto peso da lui le parole, che significato hanno per lui? So che in teoria noi parliamo tutti italiano, ma in realtà le nostre parole hanno valori molto diversi in base al contesto sociale, le zone dove viviamo. Quindi porci un piccolo occhio può aiutare chi è più in difficoltà. Empatia ed umanità. Questa parte diciamo che è una cosa che è allenabile nel tempo, questa parte dell'intelligenza emotiva, questa parte di quello che sono le nostre sensazioni, le nostre capacità sociali è allenabile, non nasciamo senza empatia, non moriamo senza empatia, a meno che non c'è un vero e proprio disturbo grave, e quella è una situazione particolare, rara. Generalmente ci possono capitare cose che limitano la nostra empatia o che ci intimoriscono al punto di rendersi magari quasi incapaci di utilizzarla o di provarla, però sono cose che comunque possono cambiare nel tempo, non perdete fiducia in voi e non togliete fiducia agli altri perché magari in quel momento non sono empatici con voi. Anche se alcune persone vi sembrano meno empatiche e anche, diciamo, avvicinarsi a loro può essere complesso per questo, non abbiate timore di questo. Cercate di capire piuttosto se la persona ha un modus operandi tale perché è timorosa, perché è arrabbiata, perché sta provando una situazione particolare o perché è così di carattere. Cercate di capirla, di avvicinarvi con la vostra empatia. Ovviamente se vi aggredisce, cioè, allontanatela, non state lì a prenderla, chiaramente, anche verbalmente. Ok, insistere sul problema non è la soluzione. Ne parleremo del problema stasera della sindrome, ne parleremo un tot. Insistere con le persone che ne patiscono quando la cosa viene tra virgolette rivelata, emerge, quando vi dicono guarda, io penso di soffrire di questo, non è dicendogli ma hai sempre questo problema, perché la sindrome, fa le cose perché la sindrome, no, no, così praticamente questa persona la bombardate
di questa idea che stia male e vale per tanti tipi di problemi questo, comunque bombardare le persone con le loro paure, anche indirettamente parlandone sempre, non è la via migliore per aiutarle. Anche se delle volte, specie in ambiti professionali, può darsi che se vi dovete confrontare con voi stessi regolarmente perché soffrite di ansia, soffrite di qualche tipo di, appunto, di problema che vi si accende durante il lavoro, chiaramente voi stessi sarete già autonomi nel ricordarlo da soli. Anche questa è una cosa su cui si può lavorare da serie, sì, ho l'ansia, però non è che anche se ho l'ansia adesso sia solo bene, l'ho avuta un sacco di volte, sicuramente anche sto giro mi tremeranno le mani, suderò, avrò paura, sì, sicuramente, però non sarà così per sempre, se lo sarà, è già tanto probabilmente che ci convivo, un pezzo per volta posso trovare una strada per far meglio. E qui concludo questa slide con la condivisione. Condividere è importante, ho accennato prima con l'empatia e ho specificato adesso proprio alcuni argomenti di condivisione che sono quelli appunto delle sensazioni, dell'ansia, della paura, eccetera, li ho ripetuti diverse volte in realtà. Condividere è importante, ok? Perché spesso chi è timoroso pensa che gli altri non lo siano, ok? E pensa di essere l'unico. Capita molto più di quello che non si crede, perché non c'è dialogo, perché tra virgolette si possono avere per motivi ideologici, per motivi sociali, eccetera, delle idee che sono del tipo io sono l'unico che sto male, oppure gli altri sono forti, quelli che hanno successo, quelli che intorno a me crescono sono tutti forti, nessuno ha paura, io quella cosa non ce l'ho e quindi non posso fare niente. Non è vero, si cagano sotto tutti, tutti quanti, da primo all'ultimo. Chi non ha paura ha un problema. Quindi, a questo punto, cosa possiamo fare? Beh, ragazzi, non è che vi diamo una pasticchina. Qui andiamo una volta dal medico a fare un prelievo, una volta nella testa, un trip dell'SD, no, non è che basta una cosa secca e mettete la X sopra e avete risolto. Ci vuole tempo, ci vuole lavoro continuo, ci vuole lavoro costante, occupa tempo. Però spendere tempo per avere tempo, in questo caso perché vi permette di essere più liberi, riuscire a affrontare le vostre paure, le vostre ansie, gestirle meglio perché vi costerà meno in futuro poi. È una cosa vantaggiosa su molti termini, su molti campi. Se stai molto male, bene, se stai molto male, chiedi aiuto. Cosa significa stare male? Significa che quando vuoi fare qualcosa, lo vuoi fare davvero, non ce la fai, perché ti blocchi per la tua ansia, per la tua paura, per le tue idee e non riesci proprio a sfangarla. Se hai un attacco di panico, non vuoi chiamare lo psicologo perché pensi che non ti possa aiutare? Chiama il tuo medico di base, fatti un favore, fatti dare una mano, parlane con un tuo caro amico, parlane con tua mamma, parlane con tuo fratello, parlane con tuo zio, con la tua morsa, con il tuo gatto. Chiedi aiuto, possibilmente a qualcuno che abbia il pollice opponibile eventualmente, in caso che avessi un vero attacco di panico, per chiamare un'ambulanza, per chiedere una mano a sua volta se non può aiutarti in prima persona. Non scherzate con le emozioni. Possono ritorcersi contro in modo importante. Non abbiate paura di andare da una persona, un professionista che vi può aiutare, perché se vi si rompe il tubo in casa e non sapete ripararlo, andate all'idraulico, okay? Se vi si buca la scarpa, ora l'ha ricomprato, andate al calzolaio. Ma voi non avete un'altra mente da ricomprare, non è un paio di scarpe la vostra mente. Quindi se iniziate a fare buchi dappertutto, alla fine escono cose di ogni tipo dappertutto. Quindi andate dal famoso calzolaio e fatevi dare una mano. Ne gioverete sicuramente. E se il calzolaio, il primo che incontrate, non vi è piaciuto, andate da un altro. Se non vi ci trovate, di calzolai ce ne sono tanti. Accettare e condividere. Queste sono due parole una che vi ho esaltato, che condividere. Accettare è una parola difficile, perché accettare non significa, ah sì, è vero, sto male. Significa iniziare a lavorarci, significa lavorarci regolarmente e significa riconoscersi i sintomi di un problema. In questo caso, oggi parliamo di sindrome dell'impostore, non è una sindrome riconosciuta e comunque sia non è una cosa da sottovalutare perché può sfogare
un'ansia importante e può togliervi il sonno, può togliervi la concentrazione, può annoiarvi le idee, come qualsiasi forma di ansia che sale a un livello importante. Chiaramente se riuscite a gestirvela bene fin da subito, tanto meglio, però generalmente è una cosa che si vive, si affronta, si supera in contesti molto personali, nel senso ognuno la vive un po' a modo suo, non è molto conosciuta, quindi c'è chi la vive e si accorge dopo di averla avuta, c'è chi la vive e si sente bloccato e non riesce a affrontarla, c'è chi invece ci lavora sempre sopra e si ritrova piano piano a scoprirla. Personalmente io quando ho avuto questa situazione in maniera più evidente e quando torna, perché comunque le cose legate all'ansia sono spesso ricorrenti, ho inizialmente non avevo chiaro cosa succedesse, perché comunque capita quando non hai riferimenti tangibili di non riuscire a capire bene le cose, del tipo faccio lo sviluppatore, ci sono tecnologie in continuo movimento, in alcune un po' più vecchie, un po' più ferrate, inizio a farne nuove, mi sento completamente fuori posto al punto che quando finisco su un progetto nuovo importante e mi sembra che non so fare il mio lavoro. Però le cose vanno bene, vengo anche elogiato, io continuo a sentirmi come se non sapessi fare il mio lavoro, ma cioè, devo tenere le apparenze, inizio a studiare come un matto, e inizio a fare un sacco di ore extra per capire, e a un certo punto mi accorgo che mi si accende il campanello dell'ansia, che ho vissuto per vari motivi, nella mia esperienza personale, di cui parlerò anche dopo, e mi accorgo che qualcosa non quadra. Io generalmente ho un approccio personale e quando c'è qualcosa che non mi quadra mi metto alla prova. Mettersi alla prova è uno strumento come altri, è un modo come altri per prendere le misure con una cosa. Non significa che domani vado a scalare l'Everest, non significa che domani vado a fare una cosa super gigante per me che mi distrugge psicologicamente, anche se ci riesco, sono tutto rotto quando ho finito. Ok? Significa cercare di fare qualcosa in quel contesto che mi possa dare un metro di misura, almeno personale, perché molti dei problemi di ansia sono alimentati dalle insicurezze, appunto, dalla paura, parola che menzionerò tantissimo oggi. E io dirò paura come un grosso contenitore, passatemi il termine, un grosso contenitore di tutte quelle cose negative, anzi, scusatemi che non ve l'ho specificato prima. Non menzionerò amore come l'opposto, quindi su quel contenitore delle cose belle. E parleremo anche di questo. Mettersi, tornando sul focus, mettersi alla prova vi aiuterà a raggiungere una maggiore consapevolezza di voi stessi. Okay? Questa consapevolezza già in realtà l'abbiamo tutti in un modo o in un altro, perché la vita ci pone continuamente scontri, obiettivi, eventi, cose che ci danno dell'esperienza e possiamo riportarle su tanti contesti. Quando c'è qualcosa di specifico che ci intimorisce, che ci mette l'ansia, che ci fa capire che qualcosa non va, possiamo fare dei piccoli test e iniziare a provare a fare cose in quel contesto lì. Anche cose solo a livello personale, nel caso del programmatore, come nel mio, si possono provare magari a utilizzare delle tecnologie che si pensa di non riuscire a capire. Ci sbatti la testa 3.000 volte, ti rendi conto che magari hai capito o non hai capito cose e quindi prendi le misure. Sai dove sei. A un certo punto sai cosa avevi capito e cosa no. E nel frattempo, nel tentare, magari hai anche imparato qualcosa di nuovo. Questo qualcosa è un bagaglio, ok? Che sarà la nostra, tra virgolette, tangibile fede, ovvero il punto di riferimento. Quel punto che, tra virgolette, è inamovibile, perché è una cosa che hai capito, una volta che è una cosa chiara, che hai compreso, non ti diciamo, tra virgolette, che non ti sfugge, ti ci puoi appoggiare per tirare altri punti. Bene. Se vogliamo allargare questo contesto, potete fare un riassunto personale, un riassunto della vostra carriera, potete scriverlo, buttare giù un diagramma, e buttateci dentro tutto, veramente. Io a volte riguardo le foto, ok? Riguardo le foto belle, brutte, e cerco di capire cosa è successo tra una e l'altra, o di ricordarmi cosa pensavo in un momento, e perché adesso penso un'altra cosa. Cercate di raccogliere le vostre esperienze per ricordarle. Perché sembra una cosa assurda, ma ricordarsi le cose è molto più difficile in modo nitido di quanto non si pensi. Non solo siamo, diciamo, i nostri mentori, ma anche gli altri ci possono insegnare qualcosa. Per
Io qui ho messo una simpatica foto che mi piace molto di Andrea Humphrey, che non è veramente sotto la neve, quelle sono le sue due protesi. È un ragazzo con cui ho avuto modo di scendere in pista, di gareggiare sul tartan. È un ragazzo che è stato ai mondiali di velocità e non ha entrambe le gambe e gli mancano 7 dita. Questo per la meningite. E mi ha bruciato di brutto, ragazzi. Cioè, sono rimasto congelato. Mi ha dato sui 60 metri un secondo, mi ha dato, cioè proprio. Fortuna che corre in un'altra categoria perché non c'era competizione. Ed è una persona meravigliosa. Io di lui, prima dell'incidente che ho avuto 3 anni fa, nel 2017, non sapevo molto se non che l'avevo visto in TV. Quando l'ho incontrato sulla pista, sono esploso. Cioè, tu sei Andrea, sei Andrea. E ho voluto includerlo in queste slide, in queste, diciamo, immagini. Perché quell'uomo porta un messaggio, secondo me, importante di spunto, e non che se ti pigli la meningite perdi pezzi per strada, ma che se stai male e ti succede qualcosa anche di terribile, non vuol dire che tu non possa farcela a riprenderti in mano la tua vita. Quindi anche se stai malissimo per un motivo psicologico, non vuol dire che tu non puoi riprendere il cavo della tua vita e ripartire. Vi dico solo che se non era per il Covid, lui quest'anno probabilmente avrebbe tentato la scalata all'Everest, perché lui è anche uno scalatore professionista molto bravo, ma no, veramente tanto. Life is not predictable. Questa è una frase che, diciamo, viene dal mondo della programmazione, l'ho presa un po', mi sono un po' ispirato al lavoro appunto di sviluppatore. Si sente molto parlare di funzioni predicibili e di software, il cui risultato sia, diciamo, certo, che date certe informazioni, ottiene un certo risultato. Bene, buttate via tutto, perché quella non è la vita reale. Oltre che ci sono un sacco di cose nella vita reale, appunto, di differenza dal software, cosa su cui prendo un piccolo ritaglio, perché capita spesso che i programmatori ragionino nella vita come ragionano sul lavoro. Anche io faccio, lo fanno alcuni colleghi, alcuni amici, alcune conoscenze. Ci sta e non ci sta, nel senso problem solving sì, ma le persone non sono fatte di codice. E se gli date un argomento, se oggi c'è una giornata storta, vi danno due schiaffi, se invece è una giornata bella, vi invitano a cena. Dopo ci sono tanti contesti fuori controllo. E questo è life is not predictable. I famosi altri siamo anche noi, quindi i nostri colleghi, i nostri amici, siamo anche noi, siamo persone, siamo tutti allo stesso livello, respiriamo tutti la stessa aria. E non importa se lui ha una carriera migliore o ha più soldi, lui nella sua vita il tempo si è limitato come il mio e se deve andare al bagno va sul suo stesso bagno, bello o brutto che sia. Le persone sono persone, cambia l'istruzione, cambia l'ambiente da cui vengono su, trattatele come persone e considerate che quello che può capitare alle persone è quello che può capitare a voi perché voi fate parte delle persone, anch'io faccio parte delle persone, il voi è il noi. Non c'è tanta differenza, siamo lo stesso gruppo di esseri umani su questo pianeta. Qui ho riportato un paio di cose, appunto, un paio di appunti specifici per chi lavora nella tecnologia, in cui io appunto dico che a volte la razionalità non paga nella vita reale e che non è una pratica sempre opportuna misurare il peso col termometro, nel senso, non è sempre bene. E utilizzare gli strumenti che conosciamo, io ho fatto esempio il termometro qui usato come icona di uno strumento che conosciamo, nei contesti di tutti i giorni. Questa è una parte che mi piace perché c'è il vino. Questa parte è molto importante ricordarsi di dare valore alle cose, ok? E non voglio divagare troppo su questo, però vi posso garantire che questa slide non ha meno valore delle altre, perché dare importanza a ciò che fate, festeggiare ciò che fate, significa dargli importanza, non significa andare a ubriacarsi per forza o fare chissà cosa, significa anche solo prendersi durante la pausa caffè un ritaglio per dire cavolo, ci sono riuscito a fare quella cosa. Non dovete per forza dirlo agli altri, potete anche dirlo tra voi, potete parlare anche col vostro caffè. L'importante è che date un valore a questa cosa. Se parlate troppo spesso col caffè, le domandine fatevele però. Detto ciò, non scordatevi di festeggiare. Questo aiuta a prevenire l'insorgenza dell'ansia perché vi ricorda e vi dà dei momenti fissi, dei ricordi positivi in cui voi siete stati capaci di
non solo di fare una cosa, ma di goderne in modo pratico, perché alcuni successi non sono tangibili, ok? O almeno non direttamente. Quindi festeggiate. Gestire ansia e paura con razionalità e motivazione non è facile. E la sindrome dell'impostore, secondo me, è un buon esempio per questa parte, più che parlare di ansia generale, è un buon esempio per parlare di motivazione, secondo me, se sindrome dell'impostore. Perché alcune sensazioni negative si alimentano tra loro. E appunto la necessità di cercare di non farsi smascherare, che crea degli porta a creare degli strati intorno a sé per difendersi, degli strati comici, ma finti comunque. Questo è benzina per alimentare il resto. Questo è pericoloso, è autodistruttivo piano piano, ci può portare nei casi estremi e anche a non riuscire a pensare in maniera naturale quando siamo con le altre persone, ma ci porta, se fatto ripetutamente, a entrare negli schemi ciclici, che sono le abitudini di cui parleremo dopo. Secondo me è opportuno chiedersi perché si provano certe emozioni e è importante che di fronte a certe lezioni si cerchi non quello che l'ha scattato in quel momento, ma si cerchi di capire se la nostra reazione è proporzionale a quello che è successo in quel momento. Okay? Perché se c'è qualcosa che ci fa anche solo pensare che sia fuori scala, possiamo indagare, perché vuol dire che almeno abbiamo identificato il famoso riferimento, che appunto in questo caso è un dubbio, perché anche dai dubbi può nascere motivazione. Cercare di risolverli può portare novità a comprenderci meglio e dei motivi, appunto, i dubbi stessi, per cercare di migliorare, per cercare di costruire qualcosa. Sembra nebuloso e adesso vi do qualche dettaglio più pratico. Allora, prima cosa, cercare di razionalizzare senza esagerare perché siamo fatti di carne, non voglio tornare sulla slide prima. Aiuta molto e ci fa trovare sicurezza in noi stessi. Perché? Perché ci fa identificare dei punti fissi e ci dice in maniera quasi, tra virgolette, gratuita: guarda che stai riuscendo a capire, quindi non sei scemo, ok? Sei in grado di fare quello che fai, stai capendo delle cose, sei in grado di venirne fuori, ok? Lo stai razionalizzando, lo puoi somatizzare, ce la puoi fare. E questo può essere già un piccolo scricchiolio nella nostra paura. Se non ti senti in grado di farlo, ok? Non ci sarà una via di dolore per affrontare le cose. Probabilmente non ci sarà, perché posso essere molto fortunato, why not? Se c'è, viene a dirmelo anche a me, cavolo, perché voglio sapere anch'io. Però spesso costa meno del tempo, ok? E tempo speso a pensare all'ansia, ai timori e affrontarli. Quindi. Bene. Questo tempo che spendi non è buttato, però, ok? Non è buttato, non metterti in testa che stai sprecando tempo, è un'idea subdola, è un'idea che cresce e che diventa benzina, come dicevamo, per il resto delle tue ansie. Piuttosto, ok? Cerca di capire anche perché pensi che sia tempo sprecato, quindi lavora sulle motivazioni per cui ti senti così. Ok, spesso è solo una forma di sicurezza, che è solo una parola brutta in realtà, perché è solo una forma di sicurezza, è una cosa che però non avere la sicurezza magari in un contesto ti distrugge niente totalmente a volte, per cui non è banale. Vi faccio un esempio stupido, una cosa che a me ha colpito molto alcuni anni fa è stata la prima volta che mi sono alzato in piedi quando ho messo la protesi, non avevo nessuna sicurezza, ma ero talmente convinto di voler stare in piedi, che mi sono alzato dritto per dritto, il mio tecnico si è sbiancato, il tecnico che si occupa delle protesi, e io ho fatto un passo dritto, così, senza sapere perché, per come, dove, quando, come, non avevo sensazioni corrette, ancora pigliavo gli antidolorifici, non lo so neanche io come ho fatto quel passo, ma l'ho fatto e ho capito quanto era stato importante molto molto dopo, perché quella è stata la motivazione che ha fatto scricchiolare il dubbio di non riuscire a far, di non riuscire a tornare a una vita normale, ovvero riuscire a fare subito un passo, riguardare le cose, i pensieri, le abitudini, aiuta. Le abitudini sono nostre amiche nemiche, ci aiutano a mantenere la nostra dimensione, ma
ci portano anche a mantenere la nostra dimensione. Quindi qui si tratta di equilibrio e scelte personali. Un pezzo per volta, diciamo che se diventano molto sistematiche le nostre abitudini, ci possono rendere ostaggi. Potremmo non riuscire a farne a meno, potremmo essere talmente presi da queste cose da dimenticarci di provare cose nuove. E qui dice qualcuno: perché no? Cioè, ho la vita tranquilla, no? Ormai faccio sempre le mie cose, sto bene. Se la tua vita tranquilla, c'hai un inghippo e fai sempre le stesse cose, potresti non trovare le motivazioni per uscirne. Perché se tutto andava bene e qualcosa è andato storto, potresti non avere la controparte, la novità per capire cosa è andato storto. O se un altro per fartene una ragione. Non sto a troppo discutere sulle abitudini amiche o nemiche, perché è una cosa molto che si identifica molto a livello personale e a vari livelli. Diciamo che periodicamente, per il mio punto di vista personale, è importante cercare di fare un piccolo recap se stiamo diventando troppo monotoni. Ok? E qualcuno mi ha consigliato ogni tanto di rompere la routine e di farlo con varie cose. Io ho provato una di quelle che mi ha suggerito, che è stato lavarmi i denti con la mano sinistra e sono a destra, e ho uno spazzolino elettrico, me lo sono infilato nel naso. Quindi è stato abbastanza difficile come incontro, naso spazzolino elettrico. Quindi non sempre anche fare cose diverse è facile, ci aiuta. E qui diciamo che la novità senza esclusione di colpi è stata questa che ho appena detto. In questo caso ho detto una ragazza col giornale in fiamme, perché la novità senza esclusione di colpi intendo non tanto la novità del giornale, ma la cosa importante, l'emozione e la diversità. Qui riporto l'esempio: lavatevi i denti usando l'altra mano, uscite con quell'amico sommelier, cercate di capire qualcosa, iscrivetevi a quel corso di cui non siete convinti, io ci ho provato. Ci vado sempre che inizio dicendo: eh no, non ho voglia, di qua e di là, ed esco sempre con il sorriso, buona parte delle volte. Prendete le misure per nel garage per un'auto nuova, cercate di leccarvi il gomito, fate cose. Cioè, fate cose, nel momento in cui vi sentite fermi, in cui non riuscite a trovare motivazioni, in cui non vi sentite in grado di fare cose, semplicemente iniziate a farne altre. Riuscirete a trovare le motivazioni per tornare a stare meglio. E qui, refill, sindrome impostore. Perché vi ho fatto due scatole così con sta roba della motivazione? Perché, dal mio punto di vista personale, il fatto che mi ha portato a capire che come cavarsi le gambe un po' la sindrome impostore, adesso affrontarla quando mi ci sento dentro, e mi ha aiutato anche nell'ansia, questo è stato appunto cambiare le mie motivazioni, iniziare a fare le cose con motivazioni diverse. Okay? Per cambiare le motivazioni, cambiare le abitudini, perché se continui a alimentarti le stesse cose non le cambi. E non è banale, non c'è una formula unica. Questa mi ha aiutato, però è una cosa che io, tra virgolette, mi sono provato a inventare, non è che l'ho inventata di persona, però ho provato a reinventarla nel mio spazio. Ed è cercare di confrontare cosa ricordo con cosa è successo davvero. Per farlo cerco di fissarmi alcuni momenti sulle fotografie, magari con un appunto, oppure di scrivere qualcosa di quel momento lì e cercare di fare i confronti. Magari cerco di scrivere quello che in quel momento sento, oppure cerco di identificare in qualche modo quello che sento in quel momento con una foto o con un oggetto che me lo ricordi. E poi quando vado a rivederlo cerco di ripensare a quella sensazione e chiedermi se ho gli stessi motivi per cui provare quella sensazione lì, o se di fronte a una cosa del genere adesso reagire diversamente, e cerco di fare il nesso. Questo mi aiuta molto a avere consapevolezza, a trovare i motivi per affrontare le cose ogni giorno. Perché? Perché mi fa capire che sono in grado di continuare a risolvere i problemi, di affrontarli, e questo vale su tutti gli ambiti poi piano piano, perché come questa cosa cerco di applicarla nel contesto personale, cerco di applicarla anche al lavoro. Come si fa? Riguardando, nel mio caso, il proprio codice. Un'altra persona potrebbe rivedere dei propri scritti, cercando di fare il confronto tra il me stesso di oggi e il me stesso di ieri. Anche il me stesso che arriva tra 5 minuti, che non è sempre molto meglio, però delle volte qualcosa in più ce l'ha, a volte anche qualcosa in meno. Mi sto un po' dilungando, arrivo all'estratto di esperienza personale di cui vi ho detto prima. Dopo un mese da che ho avuto l'incidente nel 2017 mi sono alzato in piedi. Questa è la foto scattata quel giorno, è un selfie. E questa è la prima protesi che ho avuto, è stato il primo giorno in assoluto in cui l'ho messa.
È stato il primo giorno in cui ho camminato dopo un mese che ero nel letto, perché non avevo un piede, quindi dicevo massimo cazzo. E non sapete le volte che non mi sono ricordato che non avevo quel piede e sono sceso, capito, volando dal letto. Avevo 25 anni qui. Allora, la mia prima motivazione, questa è stata quella che io chiamo così perché è stata una motivazione forte, è stata quella cosa che mi ha spinto ad alzarmi e a continuare a camminare, soprattutto a continuare a muovermi, ed è stato dover accompagnare questo mio amico che vedete in foto, appunto alla mia destra, nella foto, siamo Alessandro, accompagnarlo al suo celibato e poi al suo matrimonio. Questo è stato 2 mesi dopo l'incidente. Io non potete capire quanto mi emoziono quando vedo questa foto, se lo potete capire sapete che è qualcosa veramente speciale riuscire a rendere pratico ciò che sogni, che per me era alzarmi in piedi, camminare e arrivare a Londra per studio celibato. Però non vi parlo di quanto sia scomodo Ryanair, specie con un piede solo. I propri limiti, riscoprirli, ritrovarli. Dopo il matrimonio ho avuto un grandissimo crollo, un crollo che mi ha insegnato a prendere le misure. Questo argomento che ho ripetuto spesso durante questo talk, quello di prendere le misure, è appunto prima menzionato. Come l'ho fatto? Cercando di scoprire i miei limiti. Io volevo vedere quelle cascate che vedete nella foto, sono le cascate del serio. Quello che ho fatto è stato provarci. Cioè, non sapevo se ci arrivavo, ragazzi, era 3 mesi che ero amputato, avevo un male incredibile e non sapevo quanto avrei camminato. Sapevo che prima mi piaceva camminare, ogni tanto andavo a fare trekking, non ero un gran sportivo, ero più tipo la discoteca, organizzando due eventini locali, oltre al lavoro programmatore, che ho sempre fatto ininterrottamente da 10 anni a questa parte. E quindi boh, mi sono buttato, mi hanno accompagnato degli amici e hanno sentito i miei lamenti parecchio, parecchi lamenti andate e ritorno anche parecchie imprecazioni, insulti a divinità, cose, animali, parecchie situazioni. Ma ancora è un ricordo che trovo meraviglioso, nonostante che sono tornato a casa pseudo sanguinante, letteralmente, perché è uno di quei punti fissi che mi ricorda che un pezzo per volta le cose si fanno. Superare i limiti. Qui 2 anni dopo l'accaduto ci sono riuscito con Giacomo, mio caro amico, ad arrivare in cima a una montagna che mi ero prefissato e fare un percorso di 15 km tra creste, neve, dirupi sul Monte Sibilla nelle Marche. Percorso bellissimo, non mi sto a dilungare troppo perché il tempo è quello che è anche per il talk e ho promesso di non dilungarmi troppo, anche a me stesso ho promesso, perché non voglio parlare cronograficamente solo di me, voglio solo darvi degli episodi in cui cercare di riconoscere qualcosa di voi, ok? Qualcosa che vi può aiutare ad affrontare le ansie, perché per me in quel momento la grande ansia era non sapere quanto camminavo, per dire, o se potevo camminare, o quando, dove, che sembra una cosa mega gigante, e quando la vivi non riesci a dimensionarla, ok? Quindi la vivi come altre ansie. E questo ve lo dico perché ogni ansia importante che si prova, ok? La si prova sempre, tra virgolette, in una scala che non si comprende quando ci si è dentro. Quindi non è il più grande problema che ci fa stare molto male, o il problema piccolo, meno importante, ci fa stare meno male. Dipende da quanta importanza diamo noi alle cose. Okay? È una cosa relativa questa. La motivazione ci aiuta a lavorare sull'importanza, perché motivare quello che succede ci aiuta anche a dargli un valore, un peso specifico, qualcosa di quantificabile. Al traguardo non siete soli, questo lo condivido velocemente, sono cose che mi sono capitate di fare, di vedere, traguardi sportivi, ma anche traguardi personali. Ad esempio, quando ho iniziato a correre, non avevo i soldi per una protesi, il bonus mi ha aiutato e adesso sono io che aiuto altri ragazzi a trovare i soldi, i fondi per avere queste protesi perché costano tantissimo. Una protesi da corsa non troppo costosa costa tra gli 8 e i 10 mila euro. E questo esempio lo riporto per tanti motivi. Il primo è per dirvi: ok, libertà non dovrebbe essere un lusso, e questo vale anche perché problemi psicologici, perché in Italia non siamo molto aiutati dal punto di vista dello Stato, e se non i soldi andare in psicanalisi lo psicologo costa, ma anche semplicemente camminare costa. C'è un problema fisico e ti può causare tutto il resto, ok? Di conseguenza, non è stato tanto il caso mio questo, però conosco tante persone che si sentono male perché non si sentono liberi di muoversi, specie i ragazzi che hanno problemi molto più importanti, magari quello che ho io,
E non parlo solo di reputazione, ma di problemi di salute in generale. Ok. Carrellata, non vi sto a dire cosa è successo o no, se volete ci guardate quando condivido le slide online. Quello che voglio che sappiate è che non siete soli e non siate i soli. Ok? Quando si sta male, come ad esempio una sindrome di cui con cui ho iniziato il talk, si sente molto isolati. Perché? Perché si sente l'impostore, si sente sbagliati, si sente fuori posto, fuori luogo. In realtà queste sensazioni si possono avere spesso quando si sta male per un motivo psicologico. Quindi avere sensazioni negative, sentirsi fuori posto, fuori luogo, stare male, si allontana dagli altri quasi in automatico perché tra chi si è nervosi, tra chi si è più stanchi, meno reattivi, meno empatici, gli altri vedono questa cosa in noi, non sanno il perché e quindi diventano anche un po' timorosi e questo si alimenta. Quindi perché non siate soli e non siete soli? Non siete soli perché tutti stiamo male per un motivo o per un altro, condividete, parlatene e cercate di non spaventarvi a vicenda, stando ognuno male nel proprio angolino. Conoscere significa temere di meno o addirittura non temere, tra virgolette. E non siate soli, quindi non siete soli perché c'è sempre qualcuno che ha delle problematiche non per forza identiche, ma magari simili alle vostre, con cui confrontarsi. Non abbandonatevi l'idea che non c'è modo di uscirne e che rimarrete lì. Carrellata di foto, tutte persone che non pensavo che avrei mai conosciuto nella mia vita, non sono mai stato solo. Ci sono amici, ci sono grandi campioni vicino che ho conosciuto nei miei viaggi, nelle volte che sono andato a parlare in giro per l'Italia, al Mugello, alle scuole superiori, all'università, con ragazzi, con i grandi, con i piccoli, le volte che sono andato in montagne e mi hanno invitato magari a fare X cose, e tutte X cose che a me hanno formato tantissimo e io non sono neanche se sono riuscito ad aiutare così tanto le persone che mi hanno chiesto di parlare di motivazione a questi eventi, ma so che sicuramente facendo questo sono riuscito a crescere tanto e sono riuscito a farlo soprattutto confrontandomi con alcune persone che sono in queste foto. E una piccola menzione a Ivan Cottini, mio caro amico, ballerino con la sclerosi multipla, e ballare con la sclerosi multipla significa grandi sacrifici. Non vi faccio una parentesi a portare il cuore il percorso, è solo una piccola menzione che ci tenevo. Conclusione. Vi racconto l'ultima cosa e poi passo parola. Quando vi ho detto conoscere significa non temere, l'ho detto per un motivo. E qui faccio un esempio. Io ogni volta che entro nella mia camera con la luce spenta, ho la gran paura di ribaltarmi in giro, lasciamo perdere il fatto che non c'è un piede, che se sbatto con quello almeno non sento niente e non mi lamento neanche. Al massimo rompo qualcosa. Se sento il gatto o il cane, potrei muoversi male invece perché rischio veramente di fargli male. Fatto sta che io ho una gran strizza, grande, per quanto possa essere grande, da poter entrare in camera propria. Quindi una cosa regolare direi più che grande. Entri in camera tua, c'è la luce spenta, non serve rimetti i piedi, ma hai un timore. Questa è una prova più dimensionata. Bene, accendo la luce, vedo quello che c'è. Ok, ho preso coscienza, so dove è la roba, sono sicuro che ho lasciato roba in giro, sì, scarpe dappertutto, roba dappertutto. Ho fatto bene accendere sta luce. Coscienzioso di ciò, ho superato la prova di accendere la luce nella camera. Coscienzioso di ciò mi chiedo sempre quante volte ho acceso la luce e quante volte invece il mio amico Giordano fa centro quando tira con l'arco. Sembra una cosa sconnessa, ma invece l'ho chiamato in ballo per un motivo. Io sto mio caro amico Giordano, campione italiano di tiro con l'arco, lui è una bestia, cioè io se provo a tirare così mi centro i piedi o centro qualcuno che passa. E lui è completamente cieco, non vede niente, neanche le ombre. Viene anche a fare trekking con me, tra l'altro, e penso che metta meglio lui i piedi in giro di me. Okay? Quando si scocca una freccia e non hai i riferimenti che noi conosciamo di più, come la vista magari, o che molti di noi magari conoscono meglio come la vista, devi utilizzare altri riferimenti, la famosa conoscenza. Lui tocca un'asta, sa che quest'asta è direzionata precisamente verso il bersaglio, la tocca. Si allena tantissimo per capire il suo corpo in che posizione è, per comprendere al massimo la sua propria posizione, quindi si mette in posizione statuale di tiro e scocca. E lui, utilizzando questo strumento che a noi è ignoto, probabilmente, o almeno molti di noi, non voglio dire tutti, che è la propriocezione, che tutti abbiamo in realtà, ma di fatto quanto sviluppiamo se non facciamo un'attività specifica per farlo, ok, lui la usa un punto.
che sopperisce al problema della vista per tirare con l'arco. E quella è la sua conoscenza. E quella è la sua conoscenza nella vita. Perché lui, con quella propria sezione, con l'udito e con gli altri sensi che ha, supera la paura di entrare con la luce spenta in camera ogni giorno. Solo che per lui la camera è il mondo. Questo vi lascio lo spunto di riflessione e vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare tra un po', di mangiare. Passerei la parola a questo punto, se avete domande poi potete fare alla fine del talk. Spero di non avervi annoiato troppo, di non essere stato troppo nebuloso, non volevo essere troppo tecnico sulle cose perché sostanzialmente non volevo fare un diciamo, discorso tecnico, ne faccio abbastanza con, diciamo, con il lavoro e volevo una cosa che fosse aperta a tutti a contesti diversi. Se volete dirmi qualcosa, suggerimenti, eccetera, cazzo sì, ne ho bisogno per migliorare questo talk. Era la prima volta che lo portavo davanti a qualcuno, spero vi sia piaciuto. Grazie. Beh, intanto direi che il mio applauso te lo prendi, mi è piaciuto molto il tuo talk, vedo dalla chat che virtualmente ti mandano gli applausi anche gli altri ragazzi, un talk molto, molto bello, quindi accontentati del mio applauso singolo, ma sarebbe molto, molto più rumoroso in una sala, diciamo, piena e vera, come speriamo di riavere presto. Grazie a voi, più che altro grazie a tutti i ragazzi che mi stanno dando i complimenti, grazie davvero. Ci tenevo tanto a condividere, diciamo, qualcosa anche in versione virtuale e ci tenevo a passare un messaggio positivo, quindi spero che sia arrivato. Dai commenti direi di sì. Vi ricordo che potete commentare o fare domande su Slido e che poi a fine talk, a fine del mio talk, diciamo, ne rispondiamo sia io che Manuel siamo ovviamente disponibili. E quindi, visto che io sono una grande chiacchierona, direi che ringrazio ancora una volta Manuel. Prendo possesso della condivisione del monitor Vai, lo e stoppo così subito. Stop share, ecco. vi metto in chat il link così potete partecipare e fare le domande. E ora cerco di condividervi il mio monitor, spero, con le mie slide. Chissà. Chissà, chissà, chissà. Allora. Prima ci ho messo anch'io un po' dietro le quinte a tirare fuori lo schermo. Nicola è stata già, guardate, già sul pezzo, ci ho messo un quarto d'ora. Faccio anche il programmatore, non ce la posso fare, non sono riuscito a vedere il pulsante verde grosso così sul software, appunto su Zoom. Questo è solo il potere dell'abitudine. Non ho altri meriti. Ok, allora vediamo se le slide si spostano. Direi di sì. Allora, sto continuando a registrare. Sì, quindi partiamo. Allora, di cosa parlo io? Parlo del management dell'ansia e questo talk si intitola Consigli pratici da una veterana perché, ahimè, ho sofferto e soffro di ansia abbastanza di frequente negli ultimi anni. Buona parte del mio tempo libero è stato investito nel cercare di capire cosa succede e come fare a superarla. E prima Manuel ha dato degli insight molto interessanti e anch'io ho iniziato a, diciamo, lavorare seriamente su questa situazione quando ho capito che per me l'ansia era diventata un qualcosa di bloccante che mi impediva di fare qualcosa che volevo veramente fare, fosse l'aperitivo con gli amici perché avevo l'ansia sociale, fosse prendere un aereo o altre attività. E quindi di che cosa parliamo oggi? Di stress e di ansia, di cosa sono e perché sono importanti. Spesso vengono usate come sinonimi, ma non lo sono, cerchiamo di capire in cosa sono differenti. Come queste due sensazioni ci condizionano a livello proprio fisico nel nostro cervello, a livello del nostro corpo e nei nostri pensieri, e poi capiamo
quali sono delle attività che possono aiutarci a sfruttare l'ansia e lo stress a nostro vantaggio, quindi diciamo usarle un po' come benzina per raggiungere i nostri obiettivi, e vi farò vedere un po' una carrellata di quello che negli anni ho imparato, ho sperimentato, e vi dico già adesso, tante cose non funzioneranno, tante cose che per me sono andate bene, per qualcun altro non lo saranno. È un percorso molto personale ed è, diciamo, un po' infinito, nel senso che ogni giorno possiamo sperimentare e scoprire qualcosa di nuovo che ci aiuta a superare queste sensazioni e a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi vi farò vedere quella che è stata la mia esperienza negli ultimi anni, ma poi a fine del tour mi piacerebbe molto avere un confronto con voi per sapere e per capire se c'è altro, se qualcuno ha altri esperimenti. Quindi, stress e ansia, che cosa sono e perché sono importanti? Lo stress è una sensazione causata da fattori esterni che sono stati chiamati con molta poca fantasia stressors. E normalmente lo stress scompare quando i fattori che lo hanno scatenato diminuiscono e a loro volta se ne vanno. Lo stress si divide in due tipologie: l'eustress, che è uno stress positivo, e quindi è quello stress che consente all'organismo di superare le emergenze che incontriamo. Normalmente è seguito da una fase di rilassamento dove tutti i nostri valori ormonali tornano normali, quindi è uno stato alterato che in realtà ha una sua funzionalità, quindi ci serve per rispondere a una situazione critica, però ha una durata temporanea e quindi il nostro corpo torna nel suo stato di quiete dopo poco tempo. Il distress è lo stress negativo ed è lo stress in cui la fase di rilassamento non c'è, quindi la condizione diventa clinica. Che cosa succede? Con lo stress c'è un aumento di cortisolo, che viene appunto definito l'ormone dello stress, e quando non c'è la fase di rilassamento, il livello di cortisolo rimane in uno stato più alto di quello che sarebbe la media. Quindi nel tempo il nostro corpo ha un accumulo di questo ormone, di questo cortisolo, che va ad inficiare un po' una serie di altri meccanismi, tra cui il ciclo sonno-veglia, il battito cardiaco, quindi causa l'ipertensione, la debilitazione del sistema immunitario, quindi le persone cronicamente stressate sono più soggette ad ammalarsi. E poi ovviamente diventa un circolo vizioso, perché chi poi magari sta male, come per esempio raccontava prima Manuel, che per altri motivi è dovuto stare un mese a letto, è una cosa che psicologicamente ti condiziona e quindi ti stressi e continui ad alimentare questa situazione. Che cos'è l'ansia invece? L'ansia è sempre una sensazione che viene causata da dei fattori esterni, ma anche interni, e si distingue dallo stress perché non è facile capire qual è il motivo scatenante dell'ansia. Normalmente l'ansia viene scatenata da una paura che poi diventa irrazionale. Per di più, l'ansia persiste nel corpo, è una sensazione che persiste anche una volta sparito il fattore di stress che l'ha causata. Quindi diventa più difficile combatterla perché da una parte è persistente e dall'altra non è chiaro qual è stata la causa scatenante, non riusciamo a capire dove agire per evitare che avvenga. Come ha detto giustamente Manuel, nelle situazioni più critiche è sempre molto importante rivolgersi a qualcuno, chiedere una mano a uno specialista, non c'è nulla di male. Personalmente, la prima volta che mi è successo mi sono data da sola della stupida, perché mi sono detta: che motivo ho io di provare queste sensazioni? In realtà ognuno di noi vive esperienze e prova sensazioni personali, e non è detto che quello che a me scatena ansia la scateni a qualcun altro, e quindi non si possono comparare queste cose, non c'è una giustificazione per provare questi sentimenti. Se si provano e se non si riescono a controllare, è giusto intervenire anche chiedendo una mano. Con lo stress, appunto, noi sappiamo che cosa ci preoccupa, mentre con l'ansia è la nostra reazione al problema a diventare parte del problema, e quindi siamo ansiosi per il fatto di essere ansiosi. Questo lo dice David Spiegel, che è il professore associato della Stanford University per la psichiatria e le scienze comportamentali, e sintetizza molto bene quello che vi ho detto. Quindi l'ansia, il problema dell'ansia è l'ansia stessa, e la nostra reazione all'ansia può diventare parte del problema. Ma perché la proviamo? Se è una cosa così negativa, perché l'evoluzione non ce l'ha portata via?
Perché in realtà anche questa è utile. L'ansia è la combinazione della paura e della tristezza, che sono le due delle sensazioni principali che combinate danno le secondarie. L'ansia, appunto, è una sensazione, un'emozione secondaria ed è un'emozione complessa. È un allarme che ci avvisa di un potenziale pericolo. Perché che cosa succede? Che cosa succede nel nostro cervello? Questo disegno molto semplificato vi fa vedere in viola l'amigdala, che è questa piccola, diciamo, questo piccolo compartimento da cui si scatena tutto, l'ippocampo e la corteccia prefrontale. Tutto questo sono parti appunto della corteccia prefrontale che è detta al sistema esecutivo un po' del cervello. E cosa succede? L'amigdala, quindi la parte in viola in questo disegno, ci serve per percepire i pericoli. Quando si attiva, aumenta le sue dimensioni e invia le informazioni al sistema limbico, quindi l'ippocampo, l'ipotalamo e la corteccia prefrontale, che sono direttamente nelle sue vicinanze. In una situazione normale viene percepito il pericolo, la corteccia prefrontale analizza questo pericolo percepito e sviluppa una risposta. Normalmente viene definita fight and fly, quindi attacca o fuggi. Nell'ultimo periodo si è stato aggiunto anche la parola freeze, quindi combatti, congelati, rimani paralizzato dalla paura effettivamente, oppure fuggi. E questo è quello che ha permesso all'uomo di evolversi, perché è stato grazie a questo sistema di allarme che parte degli esseri umani hanno evitato pericoli e la specie ha potuto proseguire nella sua evoluzione. Che cosa succede però quando proviamo l'ansia cronica? Cioè quando i segnali d'allarme diventano talmente tanto frequenti da impedire una corretta elaborazione delle informazioni. Cioè l'amigdala è costantemente in uno stato alterato, quindi è più grande delle sue dimensioni normali e continua a mandare segnali al resto del cervello. Attaccato all'amigdala c'è l'ippocampo e la corteccia prefrontale non è molto lontano. Se l'amigdala si gonfia, queste altre parti del cervello rimangono più sacrificate e quindi fanno ancora più fatica a svolgere le proprie funzioni. Di conseguenza, non solo aumentano gli allarmi che l'amigdala lancia, ma dalla corteccia prefrontale non arrivano più delle risposte, non arrivano in tempi abbastanza rapidi. Di conseguenza tutto diventa pericoloso, un falso allarme. Faccio un esempio, sto camminando in un parco, vedo un serpente, la mia corteccia prefrontale non riesce a distinguere più che quello è soltanto un ramo caduto e quindi io posso camminare, quindi rimango paralizzata dalla paura oppure volto i tacchi e scappo. E messaggi di questo tipo ci portano ad avere appunto uno stato di ansia cronica dove l'ippocampo che gestisce la memoria ne risente e ne risente in generale un pochino tutto il sistema esecutivo del cervello che è appunto la corteccia prefrontale, quindi non siamo più lucidi e questo contribuisce a mantenerci in uno stato ansioso. Che cosa succede al nostro corpo quando siamo ansiosi? C'è un eccesso di sudorazione, prevalentemente fronte, mani e schiena. C'è un irrigidimento dei muscoli, tipicamente il collo e le spalle, e dall'altra parte invece le gambe molli, le ginocchia deboli, quindi un po' le gambe che tremano. I crampi allo stomaco e dolori addominali, la sensazione di dover fare pipì, quindi tipico prima di una verifica a scuola o di un esame all'università, che si ha lo stimolo di andare in bagno, ma in realtà non c'è niente da fare. E come raccontavo prima a Manuel mentre aspettavamo l'inizio del talk, a me era venuto mal di pancia questa sera perché mi stavo agitando. E un'altra cosa che è comune anche allo stress è la tachicardia, le fitte intercostali, l'aumento della pressione sanguigna che possono portare anche a un attacco di panico. Infatti capita spesso che chi non ha mai avuto un attacco di panico lo scambi per un attacco cardiaco. E anche qui io non parlerò di attacchi di panico perché è un argomento piuttosto serio, però vi consiglio caldamente di rivolgervi a uno specialista se si dovessero capitare, perché non è facile uscire da quel loop e le conseguenze possono essere piuttosto gravi, mentre diciamo, i modi per uscire ci sono, non prevedono per forza l'utilizzo di farmaci, quindi vale la pena investire un po' di tempo per capire cosa succede e come fare. Già anche solo riconoscerli è un grandissimo primo passo. Come l'ansia e lo stress ci condizionano a livello mentale, quindi cosa succede, diciamo, ai nostri pensieri quando proviamo queste sensazioni? Siamo irritati, siamo nervosi, siamo confusi, quindi non siamo più lucidi. C'è la sensazione di inadeguatezza che porta alla sindrome dell'impostore, di cui oggi non vi parlo perché Manuel ha già fatto uno spaccato veramente
stupendo sull'argomento, e c'è il pensiero negativo orientato al futuro, quindi quella, diciamo, viaggi mentali, passatemi il termine, in cui da una cosa anche piccola si scatena un disastro mondiale, tutta colpa nostra, siamo al centro di una serie di eventi orribili che sono tutti scatenati dalla cosa che in questo momento ci sta facendo preoccupare, quindi il parlare in pubblico, il dover presentare un progetto a un cliente, il dover andare a cena dalla suocera, qualsiasi sia il motivo che vi agita, scatena tutta una serie di pensieri futuri dove succedono le peggio cose. La dottoressa Roplin, che studia la sindrome dell'impostore e i disturbi d'ansia e stress, dice: credi in te stesso perché la poca autostima crea una profezia autoavverante dove tu non sei abbastanza bravo per il tuo lavoro. Quindi ci sta dicendo che questi pensieri negativi orientati al futuro, questa confusione mentale e questa sensazione di non essere adeguati, in realtà ci fanno veramente non essere adeguati alla situazione perché ci mettiamo in uno stato mentale svantaggiato che ci rende più difficile fare e raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, come possiamo trasformare l'ansia e lo stress, in qualcosa invece di positivo? E quali sono quelle abitudini e quei trucchetti che, appunto, vi dicevo all'inizio, ho imparato? E innanzitutto bisogna imparare a dire di no. Quindi bisogna imparare ad organizzare, a pianificare le attività che vogliamo fare e imparare a dire di no a quelle richieste che sono superflue. Perché? Perché dobbiamo imparare a liberare il tempo che ci serve per svolgere le nostre attività e per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi molte persone, soprattutto chi soffre della sindrome dell'impostore, tendono a dire di sì a tutte le richieste e tendono ad accettare tutte le proposte perché hanno paura di non essere adeguati, hanno paura di essere scoperti come impostori, hanno paura di non rivelarsi all'altezza di quello che gli altri pensano di loro, mentre invece è importante darsi dei limiti e rifiutare tutte quelle attività che non sono importanti, non sono rilevanti. Un modo per capire quali sono queste attività, diciamo, da rifiutare, quali sono i buoni motivi per rifiutarle soprattutto, è la matrice di Eisenhower. La matrice di Eisenhower è divisa in quattro quadranti che sono sugli assi di importanza e urgenza. Quindi il primo quadrante, quello verde, sono le attività importanti e urgenti, ovvero quelle attività che sono importanti per noi, hanno per noi una rilevanza, quindi portarle a termine è per noi importante personalmente e sono urgenti perché diciamo, il tempo per poterle fare è poco ed è importante che vengano fatte subito. Sono tutte quelle cose che dovremmo fare per prime, che dovremmo affrontare per prime nel corso della nostra giornata. Il secondo quadrante è quello delle attività che sono sì importanti per noi, ma non sono urgenti. Quindi sono quelle attività che dobbiamo imparare a pianificare. Non le riusciamo a fare in questo momento, ci può stare, però per noi è importante, comunque farle. Dobbiamo trovare il tempo per incastrare il nostro calendario. Dopo il lavoro, nel pomeriggio, nel nostro tempo libero, dipende ovviamente da quale attività è. Se, ad esempio, non è un'attività lavorativa, ma io voglio imparare a suonare la chitarra, ok, mi prendo un giorno a settimana dove vado a lezione e mi organizzo per avere costantemente questo impegno e portare avanti l'apprendimento della chitarra per raggiungere il mio obiettivo, che può essere il saggio a fine anno. Le attività del terzo quadrante sono le attività da delegare, quindi sono quelle attività che sì sono urgenti, perché sono la prima colonna, ma non sono importanti, quindi non sono importanti per noi, probabilmente sono importanti per qualcun altro, perché ovviamente questa è una matrice personale e ognuno di noi dovrebbe farsi la propria. Quindi delegare perché vanno risolte in quanto urgenti, ma non possiamo essere noi le persone che le risolvono e soprattutto non siamo le uniche che hanno le competenze per risolverlo, perché altrimenti sarebbero nel primo quadrante, in quello verde. E anche qui c'è modo e modo, bisogna essere ovviamente gentili, però la priorità dei quadranti è abbastanza chiara, quindi prima il verde, poi il blu, poi il giallo e infine il rosso, che come vi dicevo sono le attività da rifiutare, sono quelle attività che non sono né importanti né urgenti. Quindi essenzialmente sono tutte quelle attività che ci fanno, che ci occupano tempo, che ci costano energie e le nostre energie non sono infinite, quindi dobbiamo imparare a calibrarle. E che molto spesso ci ritroviamo ad accettare perché, ma sì, è un'attività piccola, o gli faccio un favore, oppure non sta bene rifiutare, ma in realtà vanno poi ad inficiare tutta la qualità del nostro lavoro sugli altri quadranti che hanno una priorità più alta. Quindi
imparare a programmare e a dire di no. Un altro metodo per imparare a gestire le urgenze è il triage ospedaliero, quello che si fa in pronto soccorso, dove per chi sfortunatamente c'è stato c'è un codice colore per le emergenze che si presentano al pronto soccorso, e quindi c'è il codice rosso per quelle attività che sono di vitale importanza, che sono appunto quelle che vanno fatte per prime, alle quali dedicare tutta la nostra attenzione, il codice giallo per le attività che sono sotto controllo, che potrebbero evolvere in maniera negativa, quindi dobbiamo comunque tenerle sotto controllo con la coda dell'occhio, il codice verde per quelle attività che sono cosiddette differibili, quindi posticipabili nel tempo, il codice bianco è per le finte urgenze, per i non problemi, e in realtà in ospedale c'è anche il codice nero, che sono serve ad identificare quelle attività per le quali non possiamo più intervenire, non possiamo più fare nulla, e quindi diciamo sono al di fuori del nostro controllo e per le quali, nonostante ci rendiamo conto che sarebbe importante poter agire, non abbiamo i mezzi per farlo, e quindi dobbiamo anche qui imparare a gestire questa situazione. E per gestirla si intende non gestirlo, ovvero non dedicare tempo ed energie a un qualcosa per il quale non c'è la possibilità, diciamo, di recupero. Ovviamente in ambito ospedaliero è molto critico, in ambito delle nostre attività la situazione è molto meno drastica. Un'altra cosa che possiamo fare anzi io invito tutti a farla, è quella di evitare il multitasking. Il multitasking non esiste. È una falsità che ci fa credere il nostro cervello, perché sposta il focus tra i vari compiti in maniera molto molto rapida. Chi ha fatto, credo sia sistemi operativi, si può immaginare il round robin della CPU per gestire i task. Ma in realtà il nostro cervello, rimbalza da un compito all'altro, e spostandosi da un'attività all'altra spende un pochino di energia, un pochino di tempo, che tra un'attività e l'altra è talmente piccolo per noi, cioè per noi è impercettibile, mentre a fine giornata si ha un dispendio di energie e di tempo corposo che potremmo dedicare ad altro. Il time batching che cos'è? È l'alternativa, ovvero invece di fingere di fare più attività insieme, si blocca il tempo per qualche ora per svolgere una prima attività, quando questa è conclusa o quando siamo arrivati a quello che noi riteniamo sufficiente per quella giornata, il concetto di good enough, ci spostiamo all'attività successiva. Per il time batching ci sono diverse tecniche, e la più quotata è quella di fare l'attività più importante alla mattina, quindi dedicare almeno 4 ore all'attività più importante che abbiamo identificato per la nostra giornata, 2 o 3 ore ad altre attività e 1 ora per noi stessi. Quindi un'ora per il nostro side project, per i nostri obiettivi personali, per anche forse pianificare le giornate successive, quindi per gestire il nostro carico di lavoro e le nostre emozioni e tutto quello che abbiamo immagazzinato nel corso della giornata. Una cosa che è importante fare per scardinare l'ansia, lo stress e la sindrome dell'impostore, quella di definire degli obiettivi e di definirli in maniera SMART. SMART che cosa significa? È un acronimo inglese, sta per specifici, quindi chiari, non ambigui, misurabili, quindi qualcosa della quale possiamo effettivamente tracciare il flusso. Attainable, che in italiano direi lo traduciamo come realizzabili, quindi qualcosa che sia effettivamente raggiungibile. Io non posso oggi, senza aver mai toccato una chitarra in vita mia, pensare di andare a suonare con Slash sul palco, sarebbe un disastro, però posso pensare di fare una cover di un suo brano a fine anno se il mio insegnante mi dà una mano. Quindi trovare un obiettivo che per noi personalmente sia sì una sfida, un qualcosa che ci motiva, ma che non sia nemmeno troppo grande ed emotivante, perché passeremo dall'altra parte, quindi ci troveremo paralizzati da un obiettivo che ci siamo posti da soli e che è fuori dalle nostre possibilità di oggi. La R sta per rilevante, quindi un qualcosa che per noi è importante, un qualcosa alla quale teniamo e che siamo motivati a fare. E la T è time bound, quindi definito nel tempo con una scadenza. Un obiettivo che non ha una scadenza è un po' come il buon proposito di inizio anno, che sì, mi iscriverò in palestra, sì, farò quello, sì, sistemerò il garage, ma poi
non viene casualmente, non vengono mai portati a termine. Quindi è importante, quando ci diamo un obiettivo, definire anche un tempo entro il quale lo vogliamo raggiungere. La tecnica dello scalatore, qui forse è meglio se faccio parlare ancora Manuel, è questa, diciamo, questo canvas che poi potete scaricare nelle slide in fondo, vi lascio tutti i link alle risorse che vi sto facendo vedere. La tecnica dello scalatore è quella di partire dalla vetta, quindi dall'obiettivo, dalla fine, e andare a ritroso per quelli che sono definiti i campi base, quindi diciamo i checkpoint, se la vogliamo vedere in questo modo, quei punti di riposo tra uno step e l'altro della scalata. Quindi partiamo definendo la vetta, quindi qual è l'obiettivo e qual è la data alla quale vogliamo arrivare, e poi andiamo a ritroso definendo tutti i passi. In questo canvas ce ne sono alcuni, ma potete inserirne quanti ne volete, e quindi per ogni diciamo, passo precedente andiamo a definire qual è questo passo e quanto tempo ci mettiamo ad arrivare lì. Quando arriviamo alla fine, alla base della montagna, ci scriviamo la data di partenza e, riguardando tutto il canvas, vediamo se effettivamente quello che abbiamo programmato è realistico, se ci sono degli step superflui, se ci sono degli step troppo lunghi, se invece ci siamo persi un pezzo per strada e dobbiamo colmare un gap tra un passaggio e l'altro. In questo modo qui, oltre a definire, diciamo, l'obiettivo ultimo, riusciamo a definire anche, se vogliamo, le iterazioni che ci porteranno a raggiungere quell'obiettivo, e quindi possiamo poi andare a lavorare sul singolo passaggio, quindi sul singolo campo base, e andare a definire dei micro obiettivi all'interno per magari portare a termine un task molto importante, una sfida molto grande che, vista tutta insieme, sarebbe difficile, ma divisa in queste piccole passeggiate tra un campo base e l'altro diventa più sostenibile. La lista della spesa, cioè questa, diciamo, il nome, facciamo finta che sia questo, ma non è. Ogni mattina una cosa che io ho trovato molto utile è stata quella di compilare un elenco di tutte le mie preoccupazioni, le mie paure, tutti i miei pensieri negativi che mi aspettavo per quella giornata. Quindi devo fare una call con il cliente, andrà malissimo, deve passare l'idraulico a sistemare la caldaia, mi dirà che la devo cambiare, che devo cambiare tutti gli impianti, che devo rifare tutti i tubi del condominio a spese mie, ho una videochiamata alle 8, sicuramente salterà la connessione internet, dovrò usare l'hotspot del cellulare. Tutte le peggio cose che mi vengono in mente per la giornata, e sono tante nel mio caso. Poi alla sera, prima di andare a dormire, controllo cosa è effettivamente successo, quindi quante delle cose che ho scritto si sono realizzate, e più delle volte, se, per non dire tutte le volte, non spunto mai nessuna voce perché non si realizza nulla di tutto quello che mi ero raccontata la mattina. E questa attività, fatta per un po' di tempo, aiuta a mettere in prospettiva le cose, quindi ci aiuta a restare un pochino più lucidi, a capire quando stiamo viaggiando con la mente e quando invece stiamo avendo effettivamente una paura che è razionale. Un'altra cosa utile di questa lista, perché io la prima cosa che ho pensato quando me l'hanno spiegata è stata: ok, ma se poi arriva il giorno in cui metto una crocetta su una delle voci, è un disastro, vuol dire che avevo ragione io e fa tutto schifo. In realtà, se tu sei arrivato alla sera, sei nel tuo letto e stai compilando la tua lista sul tuo moleschino, sul tuo telefono, vuol dire che comunque qualsiasi cosa sia successa, sei riuscito a superarla e comunque stai andando a dormire. Quindi, ok, è successo un problema, può capitare, la vita è piena di problemi e di imprevisti, però in qualche modo l'hai superata, quindi o qualcuno ti ha aiutato o tu da solo avevi le forze per farcela. Quindi, anche se dovesse capitare qualcosa di negativo, il fatto di poter dire: ok, sono arrivato a sera e va tutto bene, è comunque andato tutto bene, aiuta a capire che tante volte abbiamo le risorse per superare i problemi, ma semplicemente non ci stiamo credendo abbastanza. E il database della felicità, questo ricalca molto una cosa che ha detto Manuel prima, ovvero pensare a momenti felici, ricordarsi di tutte le situazioni positive, guardare le foto e i propri ricordi. Cosa vuol dire il database della felicità? È un'abitudine che dovremmo imparare soprattutto chi è ansioso dovrebbe imparare a inserire nella sua routine quotidiana.
E premetto che le abitudini ci mettono circa 3 settimane per diventare tali, quindi non basta farlo una volta, ma va fatto tutti i giorni per 3 settimane, anche un mese, prima che diventi un qualcosa che consideriamo automatico. E come diceva sempre Manuel prima, lavorare su queste, sull'ansia, sulla sindrome dell'impostore è una cosa che comunque costa tempo ed energia, ci dobbiamo mettere un pochino del nostro. Però secondo me alla fine ne vale la pena perché... Questa tecnica qui, il risultato, l'ho sperimentato e conosco diverse persone che la utilizzano e penso sia forse una delle cose più utili che vi dico oggi. Quindi come funziona? Ci dobbiamo prendere 10 minuti ogni giorno per noi stessi, per pensare ai nostri momenti felici, per pensare alle situazioni di successo che abbiamo vissuto, per ricordarci tutte le volte in cui abbiamo raggiunto un traguardo, un obiettivo, abbiamo ottenuto quello che volevamo. La cosa bella è che se non abbiamo nulla a cui attingere, ce lo possiamo immaginare. Faccio un esempio: la prima volta che io ho parlato in pubblico non avevo un altro ricordo relativo al parlare in pubblico che fosse di successo e quindi mi potesse aiutare a dire: ok, l'hai già fatto, andrà tutto bene, vedrai comunque che le persone saranno positive rispetto al tuo talk. Non avevo nulla con cui confrontarmi. Ma me lo sono potuto immaginare, ho potuto, invece che fare il pensiero negativo rivolto al futuro, il pensiero positivo rivolto al futuro. Quindi immaginarmi una situazione di successo che mi aiutava a superare la mia paura di parlare in pubblico. Questo perché funziona? Perché il nostro cervello non riconosce la differenza tra una cosa realmente accaduta e una cosa immaginata. Quando si dice se ti racconti tante volte una bugia, finisci per crederci, è vero, ci credi. E se noi ci immaginiamo costantemente un qualcosa, anche se non è accaduto, il nostro cervello pensa che sia così e lo va a immagazzinare insieme al resto dei ricordi. Funziona ovviamente anche in negativo ed è per questo che si parla di profezie negative autoavveranti, perché se tu tutte le mattine ti dici io non ce la faccio, io non sono abbastanza bravo, al lavoro andrà tutto male, diventa, diciamo, la situazione in cui tu poni te stesso. Noi dobbiamo imparare a fare il contrario, è un pochino più difficile perché il cervello fa molta meno fatica a ricordarsi le cose brutte delle cose belle, quindi dobbiamo forzarci un po' prima che diventi appunto un automatismo. Quindi noi ogni giorno ci prendiamo 10 minuti, pensiamo a tutte le cose positive, pensiamo alle situazioni di successo. Se sappiamo che affronteremo un'attività che ci spaventa, pensiamo a tutte le volte in cui l'abbiamo già affrontata ed è andata bene, o appunto se non l'abbiamo mai fatto. Ci immaginiamo di averlo fatto e che sia andata bene, ci raccontiamo questa bugia a fin di bene. Un'altra cosa che sarebbe bene fare, soprattutto se facciamo il database della felicità, quindi mentre facciamo questi pensieri positivi, dobbiamo associare un piccolo gesto a questi ricordi. Io vi consiglio un gesto molto piccolo da fare con le mani, perché poi questo gesto ci servirà in un altro contesto e quindi è importante che sia una cosa facile da nascondere, un gesto con le mani che sia nascondibile nella nostra gestualità italiana, non sia una roba troppo troppo strana. Perché? Perché il gesto verrà associato ai pensieri positivi e diventerà una sorta di scorciatoia per accedere a quei ricordi. Quindi arriveremo a un punto in cui basterà il gesto a scatenarci la sensazione positiva di tutti quei ricordi, non avremo più bisogno di stare 10 minuti a pensarci. Questo diventa molto utile quando ci troviamo in una situazione in cui proviamo ansia o stress che non ci aspettavamo, per la quale non eravamo preparati. Quindi dover rispondere a una situazione di emergenza in fretta, possiamo utilizzare questa scorciatoia. Quindi pensiamo a cose positive, facciamo questo gesto in modo che diventi un accesso rapido al nostro database. Una cosa importante è respirare, te lo dicono tutti quando sei nervoso, non è così facile, ci sono tantissime tecniche per gestire la respirazione, ce ne sono due che sono la posa del cocchiere che si fa da seduti, quindi per esempio se siete alla scrivania, siete in ufficio, se siete in metro, state andando al lavoro, può essere fatta molto molto bene. Seduti con la schiena dritta, le gambe ad angolo retto, le mani appoggiate sulle gambe, sì. Inspira per 3 secondi, si trattiene l'aria per 3 secondi, si espira per 3 secondi. 3 secondi perché è un tempo abbastanza lungo, ma non lunghissimo, dovremmo riuscire tutti a trattenere il fiato per 3 secondi e ci permette di rallentare la respirazione e di conseguenza anche il battito cardiaco e automaticamente rilassarsi.
La stessa cosa, quindi inspirando 3 secondi, trattenendo ed espirando, la si può fare in piedi in quella che è chiamata la posa di Napoleone, ovvero stando in piedi con una mano appoggiata sul diaframma in modo da sentire con la mano anche il diaframma che si muove e controllarlo meglio. L'altra tecnica che qui non ho riportato è la tecnica del drago, consiste nel tapparsi le narici con le dita, con un dito vi tappate una narice. E inspirate, vi tappate il naso con tutte e due le dita, stappate la narice chiusa precedentemente ed espirate. Però questa se la fate in pubblico è sembrato un po' strano, quindi ve lo dico perché io la dignità l'ho lasciata proprio a casa, ho provato di tutto in pubblico, le ho fatte tutte e tre e quella del dragone è quella un pochino più imbarazzante da fare davanti a qualcun altro, a vostro rischio e pericolo. Lo sport e la meditazione, un'altra cosa che vi dicono tutti, io ero molto 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 scettica, in realtà l'esercizio fisico è provato che aiuti a liberare la mente, a bilanciare i nostri livelli di energia e i nostri livelli ormonali. Chi come me fa parte del team divano e non è molto molto pratico può cominciare con una camminata, non c'è bisogno che sia veloce, non c'è bisogno di raggiungere 5, 8, 10.000 passi, già 30 minuti di camminata, possibilmente in mezzo alla natura, quindi a un parco o comunque all'aperto, aiutano a rischiarare un pochino la mente e sono anche un buon modo per prendersi 30 minuti per noi stessi, per pensare a noi e al nostro benessere. Stessa cosa la meditazione, aiuta a ridurre il cortisolo, quindi abbassa effettivamente il livello di ormoni, ci sono diversi studi che lo dimostrano. E ci sono diverse tecniche anche per la meditazione. C'è una tecnica che si chiama One Minute Meditation, in cui basta 1 minuto per meditare. Quindi, anche per chi non ha tempo, è una buona tecnica. Poi, a fine delle slide, vi lascio il link anche per il libro: è un libricino che potete comprare con tutta la guida per meditare. Oppure, vi consiglio l'app Clarity, che è in italiano e è un percorso di 10 giorni di meditazione guidata, molto molto carina, potete ripetere il percorso più volte, io l'ho fatto perché ne ho sentito bisogno, può essere una buona strada, anche qui provate, io ho provato a meditare diverse volte in diversi ambienti, non ha sempre funzionato, quindi non vi scoraggiate se è la prima volta avete l'effetto, io la prima volta che ho fatto meditazione sono stata ma proprio male, volevo scappare, volevo prendere e andare via, quindi ripeto, non è detto che funzioni per tutti, non è detto che funzioni in tutti i vostri momenti della vita, non demordete. E ad oggi la mia meditazione preferita è la meditazione onesta, questo è un video di YouTube, dura 3 minuti, è in inglese, ve lo consiglio se ve lo volete andare a guardare. È un po' lo stile di meditazione che ho io, perché essenzialmente dice le parolacce mentre medita. Quindi, per chi vuole, è una buona alternativa. E se siete curiosi, potete andarvi a vedere il video. Ve lo salto, che no, non abbiamo così tanto tempo. Beyoncé fa sempre bene a tutti, perché? Perché fa power posing. Cos'è il power posing? Il power posing sono delle, appunto, pose di potere che aumentano temporaneamente il livello di testosterone. Il testosterone è l'ormone che combatte il cortisolo. Quindi, ovviamente, non hanno un potere, diciamo, né enorme né infinito, ma se sappiamo di dover affrontare un qualcosa che ci spaventa, ad esempio, se sappiamo di dover parlare in pubblico e la cosa ci agita, possiamo fare un paio di minuti di power posing per avere quella carica, per iniziare quantomeno a parlare. Le power pose più tipiche sono la posa di Superman, la posa di Wonder Woman, Beyoncé come nella foto e Obama ne fa un sacco, ma nello specifico quando sta in piedi e appoggia le mani sulla scrivania. Si mantiene la posa per un paio di minuti e si ha appunto questo aumento di testosterone temporaneo che ci può aiutare. Anche qui, io la prima volta che ho scoperto il power posing, ho deciso di farlo prima di un talk e mi sono messa in una saletta, a mio avviso, super appartata dove nessuno mi avrebbe mai visto, faccio il power posing, avevo scelto la posa di Wonder Woman, quindi con tutte e due le mani sui fianchi, e quando finisco di fare il power pose mi rendo conto che una delle pareti della stanza era un vetro e tutti quelli dall'altra parte mi stavano guardando come se fossi una matta invasata. Quindi non ha funzionato. La volta dopo l'ho fatta in bagno, chiusa dalla porticina del bagno, è andata un pochino meglio. Anche qui provate. Io
Direi che ho finito. Se volete mi trovate su Medium dove parlo di ansia, di stress e di altre cose. Mi trovate su Instagram con diciamo gli stessi argomenti. Sono la founder di Pugromania e di DevRomagna, che è la nostra community gemella che si occupa di sviluppo più ad ampio raggio, non solo PHP. E quindi, come vi dicevo all'inizio, se volete collaborare con noi, se volete partecipare, potete contattarci e contattarmi e saremo molto felici di fare qualcosa insieme. Vi ringrazio tanto. Oh.